Augusto Panetti con la preside Eleonora Matteo in occasione di un convegno sulle rinnovabili, però come dice già il titolo, che ne sai tu di un campo di grano? Se ne sa poco adesso perché si sa molto di più di rinnovabili, quindi rinnovabili sì, ma non troppo. Beh sì, noi formiamo i nostri studenti per diventare i tecnici, anche installatori, progettisti di impianti di rinnovabili, di fonti energetiche rinnovabili, e ci siamo accorti in questi anni che abbiamo sempre puntato sulla loro formazione tecnica, cercare di far capire quanto è utile puntare sulle energie rinnovabili per la tutela dell'ambiente. Poi però, se andiamo un po' a vedere quello che sono le effettive realizzazioni di impianti di fotovoltaico, andiamo a vedere anche che vengono impiantati questi vengono realizzati questi impianti in modo un po' indiscriminato nel nostro paesaggio, nel nostro territorio. E siccome sappiamo che la Regione Puglia comunque con la normativa più recente sta puntando anche a razionalizzare quest'uso indiscriminato del territorio, abbiamo pensato a formare i nostri ragazzi non solo dal punto di vista tecnico, così come avviene curricolarmente nei programmi di questa scuola, ma proprio ad una sensibilità diversa, a far acquisire loro quella sensibilità che un domani, quando diventeranno progettisti installatori, li dovrebbe portare a anche capire un po' che l'uso del paesaggio non deve essere così indiscriminato. E l'obiettivo di questo convegno è proprio quello di puntare alla sensibilizzazione dei futuri tecnici, così come saranno i nostri ragazzi. Abbiamo già visto qualche esempio però di lavoro, quindi voi fate sia l'esperienza curriculare sia l'esperienza di alternanza scuola-lavoro. Come funziona il vostro rapporto con le energie alternative rinnovabili? Sì, noi abbiamo intanto nei programmi dell'indirizzo di elettrotecnica ed automazione proprio prevista attività didattica sulle fonti energetiche indiscriminatamente, poi in particolare puntiamo sulle rinnovabili. E in questi ultimi anni abbiamo anche cercato di operare con alternanza scuola-lavoro, progetti di alternanza scuola-lavoro in aziende che si occupano di fotovoltaico, e anche i temi d'anno dei ragazzi di quinta si stanno un po' rivolgendo proprio all'approfondimento di questi settori. Quindi i nostri ragazzi sono pronti per l'eventuale quinto conto energia, sperando che arrivi, e comunque per un inserimento adeguato su quelle che sono le richieste attuali del mondo del lavoro. Il tema è abbastanza cauto ed è anche molto rivolto ai giovani, perché è un tema di ambientalismo, di ecologia e di sostenibilità. Qual è la risposta che voi avete potuto verificare proprio sul campo, sia a livello di lavoro sia a livello di insegnamento rivolto agli studenti? Ecco sì, questa è una cosa che stiamo cercando di portare avanti anche in collaborazione con una scuola media oggi qui presente, la De Marinis, attraverso un progetto che ha coinvolto il nostro biennio, quindi i ragazzi del biennio, con i ragazzi di scuola media. Cercare di stimolare nei ragazzi la sensibilità verso le tematiche ambientali, ma anche l'amore per le materie scientifiche, cosa che ancora nel nostro paese, qui da noi, è considerata un po' difficile, cioè i ragazzi considerano i temi scientifici più complessi che non quelli umanistici. E quindi noi stiamo cercando di collaborare con le scuole medie, sia mettendo in comunicazione i docenti di scuola media con i docenti della nostra scuola, che progettino percorsi gradualmente difficili e complessi per le classi, ma poi con azioni di tutoraggio dei nostri ragazzi delle seconde classi sui più piccoli della scuola media, in modo che questa sensibilità e questa propensione verso le materie scientifiche possa diventare un patrimonio più esteso, anche perché la società attuale richiede competenze scientifiche molto importanti.
importanti e quindi è bene che i nostri ragazzi tendano a prepararsi nelle materie scientifiche. Ultima domanda, la seconda parte del convegno è incentrata invece sul riciclo, sull'arte del riciclo. Qual è stata la risposta anche in questo caso degli studenti? Se hanno notato ad esempio negli ultimi tempi un'attenzione particolare, quali sono le vostre, come riuscite a lanciare un messaggio ai vostri studenti, anche se tra i suoi colleghi hanno notato una particolare attenzione o meno? Io credo che un'azione continua sui ragazzi comunque i suoi effetti li porti. Forse non riusciamo ad apprezzarli al momento perché l'educazione richiede tempi molto lunghi. Quello che seminiamo adesso prima o poi nei ragazzi affiorerà. Certo, bisogna abituarli anche a pensare in termini di risparmio come migliore fonte di energia e anche pensare a un ciclo di vita di un qualunque manufatto, che sia il telefonino, che sia l'edificio o che sia il territorio. L'attenzione all'idea che bisogna andare nella direzione del risparmio, nell'ottica di un ciclo di vita di un qualunque oggetto, è importante che i ragazzi lo percepiscano e lo facciano proprio. Dopodiché ci si aspetta che se questo viene da loro percepito e se ne rendono conto, forse i comportamenti di conseguenza dovrebbero migliorare.